Stash dei The Colors ha denunciato un furto nella sua abitazione. Cosa è successo? Le parole del cantante a seguire nell'articolo. Stash dei The Colors ha vissuto momenti di terrore a causa di un furto avvenuto in casa sua. Cosa è successo? L'annuncio dai social fa tremare i fan. Antonio Fiordispino, in arte Stash, ha annunciato su Instagram di aver subito una rapina in casa e di essersi assentato per gestire questa brutta situazione. I fan dei The Colors si erano allarmati immediatamente, poiché il cantante non aveva dato informazioni circa il nuovo singolo Karma. Nessuna promozione per il brano dei The Colors in uscita proprio in questi giorni, nessun annuncio e nessun commento da parte di Stash e del suo gruppo. Nelle ultime ore è stato quindi spiegato il motivo. Il furto in casa ha costretto, giustamente, il cantante a risolvere la situazione quanto prima. Ma cosa è successo? A quanto pare l'artista ha allertato le forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente. A questo, poi, ha aggiunto i ringraziamenti a tutti i fan che hanno mandato la canzone Karma al top di tutte le classifiche. È probabile, infatti, che si tratti del prossimo tormentone estivo. Di seguito vi lasciamo l'audio del nuovo singolo della band italiana. Stash dei The Colors ha finalmente spiegato il motivo della sua assenza, proprio in questi giorni di promozione del nuovo singolo. Pubblicando un post su Instagram, infatti, ha scritto: "Perdonate l'assenza proprio in questi giorni di uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto in casa e sto facendo tutte le denunce necessarie". Ancora, il cantante aggiunge: "Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente. Intanto Karma viaggia nell'aria e sono felice vi stia piacendo. A presto". Nella didascalia, poi, ha scritto invece quanto segue: "Purtroppo, mentre Karma viaggia nell'aria, mi è successa questa cosa, perdonate l'assenza di questi giorni". A presto. Di seguito il post originale.